Come commissione antimafia, mi permetterò, non farò un intervento, però mi permetterò di fare degli incisi. Come commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano abbiamo avviato una collaborazione con Transparency e stiamo attivando una procedura detta del whistleblowing, quindi termine inglese difficilmente traducibile se non con il termine segnalazione. Una procedura che permette ai dipendenti pubblici, quello che diceva prima Davide in relazione anche al disegno di legge, permetterebbe ai dipendenti pubblici di fare delle segnalazioni quando di fatto notano comportamenti anomali dei propri colleghi, dei propri dirigenti, per prevenire fenomeni per esempio di corruzione, concussione o addirittura peculato, piuttosto che altri tipi di reati o cattiva amministrazione di cui loro sono non protagonisti diretti, ma comunque protagonisti diretti in quanto hanno notato queste situazioni. Il whistleblowing permetterebbe a questi dipendenti di segnalare garantendo loro l'anonimato, e l'idea è quella all'interno dell'amministrazione del Comune di Milano di individuare un organismo di vigilanza che raccolga queste segnalazioni e che quindi interloquisca con il segnalante anonimo per capire se questa segnalazione ha effettivamente un valore, una sostanza, per cui è importante che questo organismo proceda e eventualmente sanzioni disciplinarmente o faccia delle denunce alla procura per i fatti che accadono all'interno della stessa amministrazione. Poi ci sono anche altri temi importanti, l'incandidabilità è chiaro che è un tema centrale di questi anni. Il tema dell'etica nella politica, il tema del riconoscimento di una responsabilità che va al di là della responsabilità penale di chi cittadino ha un compito nelle istituzioni pubbliche. Ricordo l'articolo 54 della Costituzione che di fatto chiede al cittadino a cui sono delegati i carichi pubblici di svolgerli con onore e disciplina. Quindi già la Costituzione richiama il fatto che chi ha un incarico pubblico deve avere una disciplina interiore, di fatto appunto essendo un incarico pubblico resa pubblica, evidente e conosciuta, che lo regola il proprio comportamento al di là, anzi al di qua, delle sanzioni che il codice penale può prevedere. Il Fatto Quotidiano in questi anni, dal momento della sua fondazione, su questo tema dell'etica nella politica ha avuto un ruolo sicuramente importante, richiamando a gran voce e sollevando spesso polemiche sui toni e anche sui contenuti che il Fatto usava. Ha rilanciato questo tema spesso, anzi direi quotidianamente, sulle pagine della propria rivista del Fatto Quotidiano, che ha avuto un grande successo in questi anni. Peter Gomez è direttore anche del Fatto Online, anch'esso che riscuote un gran successo, che va al di là di quello che il Fatto poi riesce, delle notizie in approfondimento, riesce a inserire nelle pagine cartacee quotidiane. Ultimamente il Fatto è anche al centro della polemica per il tema del dibattito nato dal conflitto di attribuzione sollevato da Napolitano presso la Corte Costituzionale.